Buongiorno e bentrovati, oggi siamo a Diano Marina, come vedete una splendida giornata di sole ci accoglie qui sulla terrazza dell'hotel Metropol e siamo in compagnia del proprietario, dottor Americo Pilati. Buongiorno Pilati, come sta? Tutto bene? Bene. Allora, primo weekend di apertura, sì. Com'è andato? Allora, è andato benissimo, abbiamo fatto il pieno per una notte purtroppo, con molti problemi perché quando si apre dopo tanto tempo e si apre con molta gente, insomma c'è sempre qualche... quindi è andata bene, sono partiti tutti, purtroppo ora abbiamo 20 dipendenti e 10 clienti, però arriveranno. Sono arrivati anche gli stranieri? Stanno arrivando. Ora no, sono arrivati tutti italiani in weekend. Però le prenotazioni stanno maturando, dalla richiesta, dalle visite sui siti, stiamo passando alle prenotazioni, quindi io mi auguro che ci sia quel 10-20% di clientela straniera, perché altrimenti con solo con gli italiani è difficile poter riempire il pienone, soprattutto esatto. A luglio. Ecco, volevo chiedere una cosa, per quanto riguarda invece... quelle che sono le soluzioni adottate per poter ricevere i clienti, ecco, avete cambiato qualcosa ovviamente, allora, no? Innanzitutto, in base al protocollo. Innanzitutto devo ringraziare come privato, come presidente della Federazione regionale, il nostro governatore Toti, perché si è fatto in due per addolcire le linee guida, quindi ha spaccato il fronte dell'INAIL nazionale, è riuscito a fare le linee guida regionali, diciamo a nostra, come posso dire? Al vostro vantaggio, diciamo. No, a nostro vantaggio, ma soprattutto alla conformità della nostra regione, quindi le spiagge che sono piccole, non distanziate di tutti quei metri che chiedevano, ma 3 metri solo, e così vale anche per la piscina, il buffet delle colazioni, no? E quindi i 4 metri di spazio nelle piscine, nell'acqua, che invece che 7, quindi lì è stato molto buono, ci ha dato la spinta per riaprire. E abbiamo notato ci sono queste... in questo interesse abbiamo chiesto di ulteriore 100.000 euro di promozione all'estero, è stato assicurato dal commissario dottor Gian Pellegrini che verrà fatto a brevissimo, quindi sotto questo aspetto siamo abbastanza tranquilli. Diciamo che prenotazioni a luglio ce ne sono poche, perché luglio è un mese di stranieri. Non è mai stato un grande mese degli italiani, certo. Quindi speriamo almeno di fare il 50% dell'anno scorso. Invece agosto, che è un mese di italiani, e soprattutto settembre, siamo fiduciosi. Certamente non sarà un anno dove guadagniamo, ma speriamo di limitare le perdite. Almeno a pari dei costi. No, a pari è difficile. Difficile. È difficile. Impossibile. Ecco, volevo chiedere, per quanto riguarda il distanziamento nel ristorante? Il ristorante anche lì ci ha aiutato, il distanziamento è stato portato a 1 metro da sedia a sedia, quindi anche quello abbiamo perso praticamente, sulla spiaggia abbiamo perso un terzo degli ombrelloni. Sì, avete anche una grande spiaggia qua sì. Sotto. Sì. In sala abbiamo perso 15-20 tavoli, quindi significa che anche se ci fossero delle richieste, difficilmente a fare il pieno, un sogno, certo. No, perché non abbiamo tavoli a sufficienza, però insomma ci arrangeremo. La distanza del metro e fra sedia e sedia ci ha aiutato anche quello, che quello anche dipende dalle linee guida regionali. Certo. Com'è andato il weekend in spiaggia? Il weekend in spiaggia buono, non il pienone, pensavo che fosse almeno per quel giorno lì. Devo ammettere che i clienti ci fanno impazzire per le richieste, certo. Per gli sconti.
e anche spiaggia, soldi ce ne sono pochi. Ne girano veramente pochi. Ne girano veramente. Questo è un po' il problema maggiore che attanaglia in questo momento l'Italia in tutti i settori, tutti, non soltanto quello turistico. Perfetto, vogliamo dare un messaggio positivo. Sì. Allora, proprio come vedete, l'albergo è aperto. Gli alberghi sono aperti, perché anche l'Eden Park, che è qui a pochi, quasi un chilometro di distanza. Un meraviglioso giardino. Un giardino e poi proprio sulla spiaggia. La sanificazione giornaliera, esatto. Gel e il distanziamento, mascherine, tutto quello che deve essere fatto, si fa. Perfetto, per cui non aspettiamo altro che i clienti prenotino. Aspettiamo che prenotate che noi ci siamo. Benissimo, grazie dottor Pilati, ci si dà il gomito. Grazie. Allora venite tutti a Diano Marina, all'Hotel Metropol e all'Hotel Eden Park. E la spiaggia Bagni Teresa. La spiaggia Bagni Teresa. Grazie. Buona giornata, grazie. Grazie. E buon lavoro.